Una giornata interamente dedicata a Lorenza. Tra arte, musica e divertimento, ovvero ciò che più rappresenta una ragazza amata e apprezzata da tutti, e che purtroppo dopo una lunga lotta contro una brutta malattia, che ha affrontato comunque con il sorriso, grazie anche al supporto costante della famiglia e degli amici, l'ha portata via troppo prematuramente. Ad avere questa splendida idea è stato l'arcio di Sant'Arcangelo, che per l'occasione, così come ci spiega il presidente Michele Molinaro, sono stati invitati, oltre agli amici e familiari, molti bambini, con l'acoustic trio di Potenza, che ha concluso, così come avrebbe desiderato Lorenza, la serata con un concerto live. Come Arci Sant'Arcangelo, il 9 settembre abbiamo organizzato questa giornata in memoria dell'amica nostra Lorenza Le Rose. Il titolo della giornata è stato Accade che sono e che continuo. In questa giornata abbiamo organizzato vari laboratori con dei bambini piccoli, quindi abbiamo passato una giornata gioiosa facendo giocare i bambini. È stato anche fatto un murale, si è riportato un murale, si è un muro da Svetlana, che ha riportato un disegno di Lorenza su un muro del centro sociale. La sera invece, poi per chiudere in bellezza, sono venuti dei ragazzi di Potenza, Rocco e The Acoustic Trio, e quindi abbiamo avuto la fortuna e l'onore di poter organizzare questa giornata fantastica in presenza di molte persone, con tutto il vicinato presente. Abbiamo passato una serata in compagnia e in memoria di questa nostra amica, ed è stata una delle attività che abbiamo programmato insieme alla famiglia e insieme a Andrea Di Lorenzo, che è stato l'ideatore di questa giornata. Questa è stata un'attività che ci ha fatto molto piacere poter organizzare insieme a tutti loro. E da ora in poi faremo partire una programmazione con tutte le attività che poi prevediamo di fare, da corsi di lingua a laboratori sia teatrali che musicali e in genere anche di aggregazione giovanile, quindi cineforum con DJ set, tornei alla PlayStation, ping pong, varie attività per coinvolgere i ragazzi. Poi in futuro abbiamo in programma anche di fare attività più orientate verso il pubblico più adulto, quindi anche sia serate musicali che serate teatrali, corsi di lingua e vari corsi, soprattutto i corsi serali di lingua che potranno attendere anche gli adulti insieme a noi.